Ecco a tutti, ben ritrovati con Si Gonfia la Rete, Marte Sport Live, voce di popolo. Quest'oggi andremo a sviscerare un tema che secondo me è diventato preponderante, perché quando mancano 10 giorni all'inizio del ritiro del Napoli, oggi quante ne abbiamo? 28, e che mancano 11 giorni complessivamente. Ma il Napoli da chi riparte? Chi è la certezza del Napoli? E soprattutto i calciatori simbolo di questa squadra resteranno oppure no? Due sono andati via, Insigne e Goulam, che erano leader dello spogliatoio, erano i senatori. Ora ne restano altri due, Mertens e Koulibaly. Ma è possibile che si cominci il ritiro senza sapere se Koulibaly rinnova, se Mertens avrà un altro anno? Ma io mi chiedo, una squadra su quali fondamenta deve poggiare? Lo chiedo anche a Dario Sarnataro. Buongiorno, buongiorno Raffaele, buongiorno, piacere ritrovarti, ritrovarvi cari amici. E così allora chiediamolo anche a voi, quali sono le certezze, da chi riparte il Napoli, ragazzi? Perché qui tutti sono in bilico, molti, e pochissimi sono quelli che sicuramente restano, e come diceva Raffaele, sono le certezze di questo Napoli. Allora 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816-3663 invece per intervenire in diretta e fare domande a Raffaele e agli ospiti che avremo. Allora facciamo un piccolo quadro, Raffaele, sì, insieme, perché quadro, in bilico sì. Ovviamente dopo gli addii di Insigne, Goulam, Ospina e Malcuì ci sono moltissimi calciatori, ovviamente Mertens, il cui contratto, ricordiamo, scade tra due giorni, giovedì 30 giugno, ma anche gli altri, Koulibaly sicuramente, Fabian è un asse per il contratto di scadenza 2023, ci sono le situazioni da chiarire di Politano e Demme, ma anche Zielinski e Anghissa, che in teoria sono nel Napoli anche con un contratto non a breve termine, ci sono delle questioni da capire. Poi c'è l'unica certezza, che è Di Lorenzo. E io penso che sia proprio lui la certezza. L'unica. Anche c'è anche Osimhen da verificare, la situazione di Osimhen. Perché sappiamo che è un calciatore, lo hanno detto tutti, se gli porti 100,1 milioni di euro a De Laurentiis lo vende, e ha ragione a venderlo, perché sono tanti soldi. Però questo vuol dire che il Napoli non riparte da nessuna certezza. L'unica, ma è certezza? Sappiamo, cioè se arriva un'offerta da 40 milioni per Di Lorenzo, il Napoli faccio una domanda, no? Il Napoli che fa? Mette una scadenza per esempio su Osimhen? Oppure sì. Se può capitare, e se capita una cosa tipo Lukaku l'anno scorso? Io credo che con Osimhen il Napoli metterà una scadenza oltre la quale non si potrà andare, a meno che l'acquirente non gli proponga anche un nome in alternativa oltre alla somma da incassare, perché se no veramente siamo allo sbando totale in una stagione che mi piace ricordarlo, non è che il Napoli giocherà la Conference League o l'Europa League, il Napoli sarà in Champions League. Allora finora il mercato non è partito, ma quando partirà, quali saranno i calciatori che realmente resteranno? Però ripeto, le certezze devono nascere dai leader. Due se ne sono andati, Insigne, che ieri è stato presentato a Toronto, e Goulam, che ha finito la sua via crucis. Ora restano Mertens e Koulibaly come leader, che non mi pare abbiano una posizione così solida nel Napoli. Quindi io spero che il Napoli faccia chiarezza quanto prima, che si vada in ritiro il giorno 8, si parte per Di Maro, dicendo Mertens e Koulibaly restano con noi, Mertens se ne va, Koulibaly resta. Dobbiamo avere assolutamente, tra l'altro adesso io voglio aumentare le preoccupazioni, sicuramente ti fermano tanti tifosi, sì, ti dicono sì, ma sì, che facciamo, che non facciamo, chi va a giocare? Ma ragazzi, mancano, e così alziamo leggermente l'ansia, poi dopo torniamo magari a qualche notizia positiva. 46 giorni si gioca la Serie A, non è che sono proprio tanti. 9 si parte, come dicevamo, per cioè, si parte l'8 e il 9 già il primo allenamento a Di Maro. E allora io ti chiedo anche però di un'altra situazione che è stata poco messa in evidenza. Le altre certezze del Napoli sono gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia, in quanto acquisti, non in quanto certezze tecniche. Poi ci sono gli altri calciatori, Lobotka, Marerui, Rachmani, per carità, giocatori di sicuro affidamento. Io ti chiedo anche di Elmas, non se ne parla anche proprio. Anche lì, perché sentendo il suo agente, lui non era soddisfatto della quantità di utilizzo da parte di Spalletti, anche se non si è espresso in maniera chiara e definitiva. Può darsi che abbia avuto maggiori garanzie per la prossima stagione. Qualcuno scrive, e non si firma purtroppo,
si riparte dal presidente e da Spalletti. E manco questo. Sono io, certo, la nostra certezza. Questo è manco questo, è certo. Cioè, voglio dire, tra il presidente e Spalletti ci sono state delle dichiarazioni completamente in contrasto negli ultimi tempi. Quindi, sì, si riparte dal presidente e da Spalletti, ma come si riparte? Cioè, c'è quell'armonia, quell'assieme, quella convinzione di andare avanti, uniti, verso un obiettivo? Io non lo vedo, sinceramente. Non è che voglio fare il disfattista, Dario. No, io guardo le cose come, diciamo, si stanno la svolgendo. Percezione dei tifosi, ma devo dire anche legata ai fatti, è questa. E poi è chiaro che abbiamo avuto tante esperienze in passato di situazioni complicate. Il Napoli non ha mai svenduto, non ha mai fatto il fuori tutto, per carità. Certamente porterà una squadra forte a iniziare il campionato di Serie A il 13 agosto. Tra l'altro ricordiamo che dopo domani ci saranno anche gli anticipi e posticipi, il calendario delle prime partite, quindi capiremo se il Napoli giocherà il 14 o il 13 sabato. Due partite, 18:30 e 20:45. Forse anche il 15 potrebbe giocare. Dovrebbe giocare anche lunedì 15, sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. Ti chiedo di Lozano anche, perché è un altro che in teoria potrebbe essere una certezza, ma ricordiamo, credo al 90% non sarà disponibile già a Ferragosto, perché dovrà recuperare questo intervento alla spalla. Poi vedremo come starà. Però su Lozano io ti aggiungo che se il Napoli riceve un'offerta lo vende immediatamente, è uno di quelli in uscita. Secondo me fa bene. Guadagna troppo per quello che ha reso, esatto, onestamente. Esatto. Guadagna troppo e fa parte di quella serie di errori commessi quando è arrivato Ancelotti, di alzare il tetto ingaggi a dismisura come mai in precedenza. Devi sentire anche qualche messaggio locale. Qualcuno è arrivato, cominciamo a sentire. Ciao Raffaele, volevo fare solo una semplice domanda. Ma per una squadra di Serie A, quanti steccalec bisogna vendere per mantenerla? Potersela permettere? Buona giornata. Questa è una battuta carina, una piccola graziosa, diciamo, certi lidi mettono anche dei sovrapprezzi pazzeschi. Forse se il Napoli si affidasse a questi prezzi pazzeschi bastano 100.000 steccalecca. Ma sì, dai, sentiamo un altro messaggio. Ciao Raffaele, vorrei chiedere una cortesia a tutti i tifosi del Napoli, ai veri tifosi del Napoli, di non chiamarlo più presidente ma proprietario. Un abbraccio a tutti, Mario da Roma. No, Mario, qualche anno fa, per esempio, Ferlaino smise di essere presidente e voleva che lo chiamassimo proprietario perché non era più presidente. Varie volte, no? Varie volte, dice, guardate, io non sono il presidente, non mi chiamate presidente, perché era solo il proprietario. Però nel caso attuale di specie, De Laurentiis è sia il proprietario che il presidente, quindi è chiaro che la sfumatura amara di Mario è evidente nel dire che non è il nostro presidente, il nostro punto di riferimento, ma è solo il proprietario in maniera asettica di un club. Guarda, io ti giro anche quest'altra domanda, perché poi anche qui in radio con altri amici speaker e altri amici dicono: ma il Napoli tanto lo so, non compra nessuno, tanto il Napoli farà questo, farà quell'altro. Ma questa percezione così negativa di un Napoli che certamente poteva fare di più, l'abbiamo detto in tutte le salse a fine campionato, però che è arrivato terzo, si avvia a giocare la Champions, bene o male ha diversi calciatori forti ancora in rosa, abbiamo detto, anche se diversi in bilico, De Laurentiis se ne accorge di questa aura così negativa, se ne accorge e porrà rimedio? Che lui se ne accorga è sicuro, perché lui lo sa che non è amato a Napoli, tant'è vero che gira pure con la scorta quando viene qui, ed è strano, perché è un presidente che ha fatto tanto per questa squadra, per questa piazza, ed è strano che lui non venga, non dico amato, ma quantomeno sopportato, perché c'è un'insofferenza nei suoi confronti che monta di giorno in giorno. Però voglio dire anche, siamo ancora in tempo, il Napoli faccia chiarezza su quella che sarà la squadra dell'anno prossimo. Non è che bisogna pretendere che rimangano tutti, ma almeno si dica chi resta e chi non resta. Questo tira e molla con Mertens, dai Dario, sta durando troppo. Basta. Non è un giocatore qualunque. E basta, non stiamo parlando del più grande bomber della storia del Napoli. Non parliamo di Malqui, con tutto il rispetto, e forse neanche di Goulam, che per ragioni fisiche era chiaro che andasse via a fine contratto. Però allora, Mertens, non è che tu lo devi rinnovare per forza, ma almeno dagli il rispetto che merita. Esatto. Dicendogli: guarda, Dries, la proposta che tu mi hai fatto non la posso accettare, perché devo abbassare il monte ingaggi. Bisogna parlare chiaro, pure con Koulibaly. E tira di qua, e tira di là, e 100.000 euro in più, e 200 in meno, dai, parliamo di Koulibaly. Non è che stai comprando un calciatore che dovrà dimostrare. Koulibaly ha già dimostrato tantissimo, è vero. Sentiamo un altro messaggio intanto. Buongiorno a voi, Walter da Strasburgo. Ciao Walter. Una domanda,
nemmeno io voglio essere disfattista, ma voi trovate normale che un presidente parli di scudetto o almeno dice di fare, faremo di tutto per combattere, e l'allenatore in seconda battuta dice dobbiamo sudare per arrivare in Champions? Beh, questa è la domanda che tutti si pongono, anche se la via d'uscita per De Laurentiis c'è, caro Dario, perché De Laurentiis non ha detto in quale anno, esatto, si proverà, esatto, a vincere. Stavo per dirlo, però avrebbe dovuto, dopo tutta una serie di situazioni, i soldi, il denaro, eccetera, doveva dire però non è che non voglio vincere, da qui a qualche anno faremo di tutto, così si è ancora alimentato ancora una volta, quando ormai non si facevano più domande, quindi alla fine. E quindi basta, non si è potuto sapere nulla, dai, non si fa così. Vabbè, ci fermiamo un po', tra un po' alcuni ospiti, anche Luciano Moggi, c'è un ascoltatore, quindi lo introduciamo per una domanda. Sappiamo già chi è, no? Chi è? Ah, Angelo! Ciao Angelo, buongiorno. Ma no, ma poi i nodi vengono dal petto, perché quello che io dicevo già da tanti mesi, il pazzo, lo scatenato, quello che contro De Laurentiis, ma noi non è in difficoltà, perché noi abbiamo sempre detto che doveva investire. Hai solo 23 secondi, Angelo. 23 secondi, abbiamo una prima certezza, lui vuole vincere lo scudetto, va via Ospina, che è una certezza, confermato Meret, che assolutamente non è una certezza. Okay. E questa è la prima certezza che purtroppo abbiamo. 18, arrivederci e buona giornata. Ciao Angelo, Meret è un'altra situazione chiaramente un po' strana, ne parliamo tra un po', così ci fermiamo qualche istante, ricordiamo 339-666-9990, ma anche filo diretto con Raffaele Oriem allo 081-63-6363, tra un po' Luciano Moggi. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, ti voglio leggere questo messaggio che ci scrive Stefano da Schaffhausen. Credo che sia un paese svizzero, non vorrei sbagliarmi, non conosco così bene la geografia oltre Cortina. Ciao Raff, ma ci ha mai deluso il presidente? Può mai essere che non vuole fare una squadra competitiva? Secondo me hanno già il programma chiaro. Voi che entrate con la vostra voce nelle teste di milioni di tifosi, passate un messaggio positivo. E ci saluta. Allora, devi sapere, Stefano, che noi non abbiamo come ruolo quello di fare i mental coach e quindi passare i messaggi positivi. Noi svolgiamo una professione, sia io che Dario, che è quella del giornalista. E il giornalista osserva le cose, le analizza, riporta i fatti e poi li commenta pure. I fatti noi che stiamo riportando è che il Napoli ad oggi non ha leader sui quali fondare la prossima stagione, perché due se ne sono andati e altri due è molto probabile che andranno via. Al limite ne resterà uno. Allora, visto che noi le cose le dobbiamo dire in anticipo, perché se le diciamo dopo la trasmissione la facciamo al bar la mattina, tanto il giorno dopo siamo tutti bravi, noi lo stiamo dicendo 10 giorni prima. L'8 luglio di pomeriggio il Napoli si mette in aereo e va a Di Maro. Possiamo avere entro quella data la certezza che Mertens, Koulibaly, tutti e due, nessuno dei due faranno parte di questo gruppo, almeno questo. Credo che sia la domanda che si fanno tanti tifosi. Devo dire, poi io ribalterei la domanda dell'amico dalla Svizzera. La chiedo a tutti voi, amici, De Laurentiis vi ha mai deluso? Perché proprio questo termine deluso, deludere, purtroppo appartiene a tante gestioni di mercati invernali, quando il Napoli lottava per lo scudetto. Però l'abbiamo anche detto, forse questo intendevi, caro amico, alla fine il Napoli continua ad avere una competitività importante per le prime 3-4 posizioni della Serie A da molti anni, quindi siamo convinti, anche io e Raffaele, correggimi Raffaele, che ovviamente il Napoli non è che si presenta con 4 calciatori tutti giovani. È chiaro che farà e si presenterà come una squadra forte che affronterà la Champions League. Il problema è capire tutti questi nodi: KK, Mertens, un po' Osimhen, Fabian. Ragazzi, Fabian, che succede? Io te lo chiedo, Raffaele, davvero il Napoli pensa di poter gestire Fabian alla Milik? Se non dovesse arrivare l'offerta? Secondo me sì. E Fabian non è come Milik, però. Io mi permetto di dire, nel senso che Milik all'epoca, a parte che in proporzione, dei ruoli diversi, per carità, ma Fabian è più forte, più centrale in questa squadra rispetto a quanto lo era Milik. Ma all'epoca il Napoli aveva tanti attaccanti.
Fabian come centrocampista, se c'è o non c'è, cambia un po'. Ma sono d'accordo, però è probabile che il Napoli lo prenda un altro centrocampista. Io mi fido molto anche di Gaetano, che non è che voglio dargli tutte le responsabilità, però diamogli almeno fiducia. Ma possibile mai Gaetano può far mai peggio di un Fabian Ruiz che non è contento di restare qui? Certo, questo perché il problema è anche questo. La motivazione conta. Noi, se un calciatore non ti rinnova il contratto, non tanto perché non è soddisfatto di quello che gli vuoi dare, ma perché punta ad andarsene a scadenza. Ma può mai essere un calciatore contento di restare qui? No. Lo stesso Unas. Quindi è bene che si faccia chiarezza, perché qualcuno dice vabbè, ma ormai funziona così, quindi i calciatori se ne vanno a scadenza, però devono dimostrare di essere comunque mentalmente liberi, come ha fatto Insigne, come ha fatto Kessi, che ha fatto vincere lo scudetto al Milan, e se ne va a giocare da un'altra parte. Si criticava tanto Insigne, invece abbiamo visto quanto ha dato, con qualche prestazione a volte sottotono, ma certamente con motivazioni c'era sempre. Ti chiedo anche, caro Raffaele, intanto ragazzi, scriveteci al 339-666-9990, quali sono secondo voi le certezze del Napoli attuale, da chi riparte il Napoli sicuramente? Solo Di Lorenzo per voi, che ne so, Lobotka è una certezza, Mario Rui ne è un'altra, con tutto il rispetto, però con diciamo dei gradi e delle capacità tecniche inferiori agli altri. Ti chiedo anche un'altra situazione, ma la situazione Anghissa andrà risolta in ritiro? Si vedono e chiariscono questo bonus, questo premio, questa promessa che doveva ricevere dal Fulham e che a quanto pare gli sarebbe stato promesso. Noi poi raccontiamo cose che a volte non conosciamo fino in fondo, però c'è di fatto che la Roma, tramite Mourinho, ha cercato il modo di contattare il suo agente, che è Maxim Nanà, per dirgli se vuole venire alla Roma, perché Mourinho vuole fare una squadra che superi il Napoli l'anno prossimo. La stessa idea di prendere Cristiano Ronaldo alla Roma ti dà il peso di come questa società voglia crescere. Poi c'è un amico che ci scrive, e scrive una cosa molto carina: formazione calcio Napoli 2022-2023, Gifuni, Sarnataro d'Alessandro, Critelli, Mastandrea, Soriani, Molà, Russo, chissà quale, di Enzo Vincenzo Russo, Gianni Simeoli, Auriemma, che mi attribuisce la fascia di capitano, e Gigio Rosa. Questa è la certezza. Secondo me, 2-3 gol ogni 200-300 anni li fai. Ma sì, ma sì, sentiamo un messaggio vocale. Dai. Ciao ragazzi, buongiorno, forza Napoli sempre. Volevo chiedere un parere a tutte e due. Ostigard, secondo voi, è un buon difensore per il Napoli? E per quanto riguarda poi tutte queste scadenze, queste cose, io penso che i calciatori la debbano un attimo smettere di fare tutte queste magagne per guadagnare di più e tutto il resto appresso. Oggi purtroppo non c'è più chi onora la maglia, e siamo d'accordo, cioè chi vuole fare la bandiera di una squadra, però non è possibile tra procuratori loro che ogni anno siamo vittima di ricatti di questo genere. Io sono assolutamente d'accordo con la gestione del presidente De Laurentiis. Forza Napoli. Io pure sono d'accordo su questa gestione. Questo è chiaro, poi i calciatori sono fin troppo, intanto ho rotto la suppellettile qui della radio, fin troppo centrali dal punto di vista economico, non dal punto di vista sportivo, perché se ti ricordi bene, ti ricordi meglio di me ovviamente, Maradona diceva questo: la politica del calcio in mano ai politici, dovrebbe essere in mano invece il calcio ai calciatori, ma nel senso della gestione del movimento, non dei soldi e basta. Allora, su Ostigard, guarda, io l'ho visto un paio di volte, mi sembra interessante come calciatore, certo come quarto centrale non è male. Poi se guarda il quarto centrale possibile del Milan, non dell'Inter o della Juve, Kjaer, Tomori, Kalulu e magari Acerbi, magari per il Milan, e credo che il Napoli sta un passo indietro sulla carta, se riparte da Juan Jesus, Ostigard, Koulibaly, che però è essenziale che resti, e ovviamente Rachmani, che ne pensi? Ma guarda, Ostigard, se deve giocare quanto ha giocato Tuanzebe, va più che bene, cioè, no? Io credo di più, che non mi fido di Juan Jesus fino in fondo il secondo anno. Io invece su Juan Jesus, io credo che l'anno scorso abbia fatto anche meglio di Koulibaly. Sì, ha fatto molto bene, fin troppo per bene. Certo, non lo puoi mettere titolare per 50 partite, però quando ti serve lui risponde sempre presente. Fammi leggere questo messaggio da Gilda, che evidentemente sa tutto più di noi. La notizia del presunto bonus non corrisposto ad Anghissà non trova riscontro, scrive Gilda. È stata diffusa da Zazzaroni e poi smentita da niente di meno che Bargigia. Io ci andrei cauta
finché non ci sono notizie ufficiali. Allora, andare cauti quando non ci sono notizie ufficiali è giusto, ma noi siamo giornalisti e le notizie le riceviamo attraverso i canali non ufficiali, altrimenti voi non sapreste mai nulla se vi dovessimo dare solo le notizie ufficiali. Poi, se mi permetti, Gilda, io tra Zazzaroni e Bargigia preferisco tutta la vita Zazzaroni, che è giornalista vero, è il direttore di un quotidiano importante, ha le notizie e le diffonde, anche quelle che non ti piacciono, perché le notizie sono notizie, non è che sono bello o brutto, sono notizie. Non vorrei citare Forza Pasci perché è un po' volgare, però insomma, diciamo è anche quello. Poi Bargigia, scusami, ma l'anno scorso di questi tempi, quando il sottoscritto qui, ed è stato l'unico a dirlo, diceva il Napoli vuole prendere Anguissà, il Napoli sta cercando Anguissà, non ne parlava nessuno. Il tizio in questione, interrogato sull'argomento, disse: Anguissà al Napoli è una fake news. Quindi, se permetti, tra i due, Zazzaroni tutta la vita, almeno le notizie che fornisce sono notizie vere. Non c'è dubbio, ragazzi, non questo, io so Gilda che vede il lato positivo delle cose ed è molto bello perché è tifoso accanita, ma su Anguissà bisogna chiarire anche la questione, magari sarà solo un mal di pancia che passa con una stretta di mano, con qualche altra promessa. Berrettini positivo al Covid, salta Wimbledon, che sfortuna, era tra i possibili protagonisti. Ricordiamo, oggi alle 17 c'è Inghilterra-Italia Under-19, Ambrosino titolare. Io volevo chiederti di Ambrosino, che anche qui non dobbiamo né bruciare i ragazzi lanciandoli subito in prima squadra, però poi neanche farli stare in B, in C per anni e anni, arrivare a 23-24 anni. Per esempio Zerbin ha 23 di anni, non è che è giovanissimo. Ambrosino, che cosa si deve fare? Però la domanda è: dove lo metti? No, nello scacchiere, nello scacchiere dei 25, il posto di chi prende oggi? L'unico potrebbe essere Petagna, mi sembra un po' azzardato. Mi sembra un po' azzardato, no? E allora però su Ambrosino ha fatto una politica seria, spero che l'Apri lo faccia, non darlo in C oppure in B, cioè darlo con anche un premio di valorizzazione, in modo che ne so, una squadra tipo il Frosinone lo faccia giocare molto spesso e volentieri. Zerbin ha giocato tanto col Frosinone, perciò dico quasi tutta la stagione, quindi Ambrosino, io auspico per lui una stagione come quella di Zerbin. Se gioca nel Frosinone o in un'altra squadra di B e gioca il tre quarti del campionato da titolare, per me è un momento di crescita per Ambrosino. Sì. Ma se deve andare al Frosinone e fare la panchina, questo è meglio che la fa nel Napoli. Esatto. Miretti fuori titolare la Juventus, titolare anche questa sera nell'Under 19, perché chiaro, Miretti, parliamo di un giocatore un po' più formato già. Tra l'altro poi Ambrosino, essendo cresciuto nel vivaio, essendo un under, non rientra neanche nella lista dei 25, esatto. Quindi te lo puoi tranquillamente tenere se sai che altrove non lo fanno giocare. Ci fermiamo tra un po', Luciano Moggi con noi, ragazzi, chiamateci 0816363, soprattutto scrivete il vostro messaggio, la vostra opinione sulla certezza o sulle certezze dalle quali secondo voi riparte il Napoli, sicuramente al 339-666-9990. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, siamo tornati, ricordiamo anche i numeri di telefono, così certo, qualcuno... Allora 0816363 per intervenire in diretta e fare domande a Raffaele Auriemma. Allora, solo Di Lorenzo è il riferimento come leadership di questa rosa, o secondo voi ce ne sono altri sicuri che possono o devono restare? Beh, devono restare, mi sembra che tutti siamo d'accordo su Koulibaly, su Mertens. E poi 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Allora, c'è una domanda volevo farti, Raffaele, proprio su Meret e non so, Sirigu o Tatarosanu, perché è un Sportiello. Allora, il Napoli è ovvio che se passa da Ospina Meret a Meret Sirigu, e dico, secondo me la soluzione migliore è Sirigu rispetto a Tatarosanu o Sportiello, per me ovviamente è chiaro che fa un passo indietro, anche perché Spalletti è stato non chiaro di più. Non è che sì, mi piace il portiere che sta giocando i piedi, no, ormai è sempre più importante, se non fondamentale, il calcio di oggi che il portiere sia di movimento, quasi come calcio a 5. E non è una cosa molto serena, è un argomento molto delicato, esatto. Perché qui non si tratta di dire ci sono due portieri bravi, finché c'è Ospina per me gioca Ospina, se non c'è Ospina per me va benissimo Meret. A me non pare
che Spalletti abbia mai fatto capire questo, no, che se non c'è Ospina va benissimo Meret. Anzi, io questo non l'ho riscontrato. Beh, 7 gare di titolare in Serie A dicono qualcosa di Meret, intanto. Tra l'altro con 3 allenatori diversi lui non ha mai fatto il titolare. Allora, domanda: vogliamo veramente costringere Spalletti ad avere Meret come titolare? Sai cosa accadrà, Dario? Che al primo raffreddore di Meret entra Sirigu e gioca sempre Sirigu. Esatto, esatto. Per questo io spero che alla fine possa venire Sirigu, che è un portiere che magari accetta sulla carta il ruolo dodicesimo. Rispondo un attimo sì, 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 alla Luciano Moggi, che tra un po' sarà con noi, c'è un problema di questione di telefoni, dicevamo, e piuttosto che uno che può essere meno come dire, di garanzia. Allora, sul discorso di Mertens, ricordiamo, tra 2 giorni scade il contratto, ne parliamo tra un po' anche su questo discorso. Intanto, con riferimento ai giocatori che stanno andando via, Malcuì potrebbe accettare il Bologna. Questa è l'ultima notizia che arriva, perché Malcuì va via a 0 euro e potrebbe accettare la corte del Bologna di Mihajlovic. E poi invece c'è altra anche questa notizia da dare, perché ci sono molti a scrivere anche di un Napoli che potrebbe essere ceduto se dovesse essere confermato, com'è confermata la notizia della cessione obbligatoria entro il 2024 di chi ha multiproprietà come il Napoli e il Bari, che sono del Filmauro. Allora, Repubblica oggi ha detto che nel dispositivo della Corte d'Appello si rimarcano le possibili storture del sistema delle multiproprietà. I giudici federali hanno risposto a De Laurentiis alle recriminazioni dei legali che in realtà si tratta di un campo mai veramente regolamentato in modo organico. De Laurentiis ha comunque 30 giorni per ricorrere al CONI rispetto anche a queste motivazioni che sono state appunto pubblicate. La Corte d'Appello ha spiegato anche come il termine di giugno 2024 entro il quale bisogna cedere una delle due società venga ritenuto non breve, ogni caso congruo a modulare gli investimenti. Questo è il pensiero della Corte federale. In realtà il 2024, ragazzi, è domani, cioè se davvero il Napoli ricorrerà al CONI, la Filmauro permette di ricorrere al CONI, avrà poi ancora alcuni mesi per capire che tipo di ordinanza ci sarà. Poi, ragazzi, va via, va da sé che bisogna subito andare a discorrere e a discutere della possibile cessione del Napoli o del Bari, perché 2024 è domani a questi livelli. Il Valencia insiste per Politano, dalla Spagna dicono che il Valencia, una volta che venderà Guedes, dovrebbe andare appunto sul esterno del Napoli, una cessione possibile a 18 milioni di euro più bonus. Questa è la possibilità che viene sottolineata dalla Spagna, alcuni giornali appunto spagnoli. Ancora notizie di mercato, diamo un po' anche una ventagliata di notizie di mercato, perché la Roma insiste su altre società, intendo la Roma insiste per Frattesi del Sassuolo. Ci sarebbe l'ok del calciatore per un contratto di 2 milioni di euro l'anno con contratto sino al 2027. A Sassuolo potrebbe andare Cristian Volpato come contropartita. La Roma che invece potrebbe vendere allo Schalke o all'Hertha Berlino Diawara, e come sappiamo l'ex azzurro ha rifiutato varie possibilità. Poi ancora Brunori dovrebbe essere riscattato dal Palermo, dalla Juventus. E infine Cambiaso, che è un giocatore che a me piace francamente, ma il Napoli ha deciso ovviamente di puntare su Olivera e anche su Zanoli, dovrebbe andare alla Juventus. L'offerta alla Juve sembra essere convincente, 4 milioni di euro più il cartellino di Dragusin al Genoa, Dragusin che è appunto il difensore che ha giocato gli ultimi mesi alla Salernitana. Poi ancora notizie in questo senso, già detto appunto che Pellegrini è al Torino, arriva anche l'ufficializzazione, 4 milioni e mezzo di euro al Monaco, e Pellegrini è ufficialmente del Torino. Torino in cui ha fatto la storia, come al Napoli e come alla Juventus, il direttore Luciano Moggi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lo so, tu vai al mare, quindi stai al largo. Raffaele, mi devo rilassare un po'. Ma sei sulla spiaggia? Ma tu dove sei? A Monticiano? Dove sei? No, sto a Napoli. Ah, stai a Napoli? Ah, che bello. A Napoli, anzi, siccome sono venuto 2 giorni fa, poi verso la fine della settimana ti compro il telefono, magari ci vediamo, dai. Ma dai, ma con grande piacere, ma sul serio. Vai, quindi vai tranquillo. Dai, parliamo un attimo di un argomento, perché da stamattina mi frulla nella mente una domanda. Nel Napoli sono andati via 2 senatori, Insigne e Goulam. Io non voglio dire che siano stati sostituiti male, perché secondo me Kvaratskhelia e Olivera sono 2 ottimi profili. Ora di senatori ne restano altri 2,
uno è Mertens e un altro è Koulibaly, che non mi pare abbiano posizioni consolidate per la prossima stagione. Domanda: ma quando mancano 10 giorni all'inizio del ritiro e quindi della stagione agonistica, si può sapere se il Napoli può ripartire dalle fondamenta con 2 calciatori cardine come Mertens e Koulibaly? Cioè, quando siamo a 10 giorni ancora non sappiamo se il Napoli potrà... Raffaele, quest'anno è un po' scombinata la cosa, sì. Perché ricomincia prima a mercato, praticamente è iniziato, e poi quando ricomincia addirittura dopo il campionato del mondo è ancora a mercato iniziato, quindi vado a dire è un problema abbastanza complesso. Io credo però, da quello, conoscendo De Laurentiis, che soprattutto Koulibaly deve firmare il prolungamento, perché altrimenti questo e io devo dire che è un merito proprio di uno che conduce una società per azioni, e lui sicuramente non lo tiene se questo non firma il prolungamento di contratto, perché non lo vuole perdere a parametro zero il prossimo anno. Io su questo penso che non ci siano dubbi, e quindi il ritardo di queste cose è dovuto anche alla mentalità del presidente, che praticamente prima di perdere un soggetto a parametro zero vuole quantomeno prendere, non tanto, ma anche se perdi 30-40 milioni, tenere presente che una società per azioni, chi praticamente presiede la società per azioni, deve tentare di fare il massimo utile anche da un qualcosa che praticamente potrebbe essere considerato perso. Io infatti vedo con tanta leggerezza società di calcio che perdono parametri zero e che magari l'hanno acquisiti per 40-50 milioni all'inizio. È vero che ammortizzano il capitale, ma è anche vero che un dirigente d'azienda deve cercare il possibile per vendere il giocatore prima che questo scada nel contratto, e questo la maggior parte non lo fa, ma De Laurentiis credo che sia abbastanza ferrato in questo e tenga conto appunto che c'è una società in mano per azioni e voglio valorizzare queste cose. Direttore, le faccio 2 domande, una sempre su Koulibaly, al di là del valore tecnico indiscutibile, uno dei difensori più forti d'Europa. Il rinnovo e la permanenza di Koulibaly può creare un effetto domino sui compagni? Cioè, Koulibaly resta, è il riferimento anche dello spogliatoio, allora io resto anch'io, dice un calciatore. La seconda è su Dybala. Com'è possibile un calciatore che era considerato straordinario, un talento pazzesco, non abbia ancora trovato squadra? È perché l'abbiamo un po' sopravvalutato, oppure ha già l'accordo con l'Inter e quindi poi si deve solo aspettare? Ma intanto io penso che l'effetto domino ci sia sicuramente, perché i giocatori, soprattutto quelli che vengono a Napoli, vengono per vincere qualcosa, perché la squadra è sempre stata competitiva, non magari a massimi livelli, ma quest'anno per esempio ha perso determinate occasioni per poter vincere addirittura il campionato. Certo. Quindi se resta Koulibaly è una garanzia in più anche in questo senso. Se resta Koulibaly sicuramente è un qualcosa che invoglia anche altri giocatori a venire per competere, su questo penso che ci siano molti. Per quanto riguarda invece Mertens, lì è un problema un po' diverso, è un problema un po' diverso perché il ruolo è un po' particolare, cioè mentre Koulibaly è un cardine di un reparto importantissimo che è la difesa, Mertens si può considerare una mezza punta, che però io devo dire è molto brava, su questo non c'è dubbio, perché l'occorrenza ti fa anche il centrocampista, se vogliamo, o la mezza punta. È un giocatore adatto a tutto perché è ben sensibile e ben buoni. Io credo che sia praticamente più che altro per la distanza che diciamo che ha nelle eventuali richieste tra lui e le società acquirenti, perché altrimenti uno come Mertens, a prescindere dall'età ovviamente, perché non è un giovanissimo, ma un contratto di 1 anno con l'opzione per il secondo penso che lo possa praticamente chiedere tranquillamente, perché mi sembra che sia perfetto al momento fisicamente e può dare sicuramente un rapporto importante alla squadra. Io devo dire che pensavo molto all'Inter su Mertens, però poi dopo l'Inter si è messa su un piano diverso di Lukaku, adesso poi a Sanchez di dar da sistemare, tiene in stand-by
Dybala, e quindi è tutto un qualcosa di là da venire, ed è per questo che praticamente si perde tempo a risultare un ritiro a un giocatore che magari possono anche partire. Ma tu hai la sensazione che l'Inter possa essere la squadra da battere già adesso, con tutti i nomi che si stanno facendo, non tutti sono stati ancora presi, oppure ti fidi della Juventus con questa scelta di andare sui calciatori che hanno già vinto, anche se hanno una certa età, come Pogba e Di Maria? Ma guarda, io prima di tutto devo dire che anteporrei l'Inter alle altre squadre, perché l'Inter ha già un telaio abbastanza importante, dove praticamente ci sono giocatori inamovibili come Brozovic, ma anche lo stesso Barella, eccetera, ed è una squadra che nella sostanza può sempre può migliorare, perché adesso con gli innesti nuovi sicuramente su qualche miglioramento ce la potrebbe avere, e se riesce a vendere Sanchez e non so Correa, ma Sanchez e Vidal, acquisisce anche le prestazioni di Dybala, e allora penso che potrebbe essere una squadra che da affidamento proprio per il campionato. Così come sta è da completare, perché sono tante le voci che si rincorrono, che Skriniar per esempio debba andare via, e questo ci credo, anche perché loro devono fare cassa, non è che sono liberi di spendere quello che vogliono, devono fare cassa e poi poter andare sul mercato a rispendere quello che incassano. Per quanto riguarda la Juventus, direi che secondo me è un anno ancora di assestamento, anche perché è giusto quello che dici, Pogba per carità è stato un bel giocatore che ha lasciato un bel ricordo a Torino quando è partito, ma era un ragazzino, adesso ritorna un uomo maturo con una famiglia, forse anche appagato, esatto, e che praticamente ha perso il posto nel Manchester United e soprattutto nella nazionale di Deschamps, quindi è tutta una cosa diversa, che però vedendo la Juventus che lui effettivamente sotto questo profilo è incommiabile, perché è voluto tornare alla Juventus, e vedendo la Juventus può darsi che abbia un rendimento diverso, ma è soprattutto da vedere. Di Maria, Di Maria secondo me è un di più che praticamente può far comodo all'occorrenza nella Juventus, sicuramente, perché è un gran giocatore, su questo non c'è dubbio, ma data l'età praticamente è già difficoltoso il discorso di un contratto di un anno o l'opzione per il secondo. A prescindere da questo, Di Maria in questo momento secondo me è un giocatore che entra in un gruppo praticamente a fare sicuramente qualcosa di buono, ma non è l'elemento essenziale che manca, infatti, a questo gruppo, perché prima di fare Di Maria, che è un lusso secondo me, bisogna fare centrocampo e difesa, questo è il punto importante tra io e Luciano. Per chiudere, e visto che siamo proprio di fretta, tu che conosci tutti i movimenti di mercato, ma secondo te il Napoli proverà a prendere il Ciolito Simeone se andrà via Osimhen, o nonostante la presenza di Osimhen? Ma sai, qui Simeone bisogna ricordarsi di quello del giocatore che è arrivato, è quello che ha fatto quest'anno. Quest'anno veramente ha superato tutto quello che di buono che ha fatto nel passato, quindi è un giovane che deve sicuramente da prendere, perché questi sono i giocatori che magari possono contare per il futuro, per i siti importanti. Per cui io penso che non sia da sottovalutare una cosa del genere, e messo assieme a Osimhen penso che sia una bella coppia, perché uno praticamente è prevedibile per tutti quanti da Osimhen, e l'altro aspetta gli spazi che gli dà Osimhen per andare dentro. Giustissimo, giustissimo. Bene Luciano, buon bagno, grazie, ci sentiamo grazie, nel fine dottore, settimana. A presto. Arrivederci, ciao. Grazie Luciano Moggi. Simeone, che tra l'altro è classe 95. Beh, Simeone per Petagna insieme a Osimhen non sarebbe tanta male. Roba, tanta roba. Guarda, che veramente tanta roba. Cioè, Simeone è Osimhen che attacca alla profondità. Simeone che gli viene a rimorchio, vuol dire fare tanti gol più di quelli che non hai fatto quest'anno. Beh, sicuramente sì. Ci fermiamo un pizzico pubblicità per il gran finale con i vostri messaggi, anche se volete, allo 0816363 i vostri interventi telefonici. Matte Spot Live, voce di popolo.
con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci Raffaele, finale di Si gonfia la rete, poi c'è anche Marte Sport Live, continuiamo ovviamente a parlare di calcio, ma adesso ragazzi, le vostre opinioni anche su quello che ha detto Moggi, vi piacerebbe l'accoppiata Simeone o Osimhen? E rinuncereste a Mertens se dovesse arrivare Simeone? 0816363 al volo qualcuno che chiama per esprimersi, anche 339-666-9990. Arriva Simeone, il Napoli cede Mertens e Petagna, Raffaele Rimmi mette la firma? Domanda, posso mette fare... la firma Raffaele? Sì, assolutamente sì. Tutte e due, Mertens e Petagna, io non ce la faccio. Se tu mi dasci Simeone, Osimhen e Deulofeu. Ah, vabbè, allora, va è più facile. Ma tu ne devi avere tre lì, non ne puoi avere due. Questo è vero. Non ne puoi avere due. Quindi. Anche se Spalletti li mette due su tre insieme. La domanda non è che noi dobbiamo chiedere alle persone se vi piacerebbe la coppia Simeone o Osimhen. Esatto, sì. Ma giusto. Piacerebbe a Spalletti questa coppia? Io temo di no. Penso anch'io. Mario, buongiorno. Buongiorno, è la prima volta che ho piacere di parlare con voi. Benvenuto Mario. Grazie. No, secondo me bisogna tenere sia Simeone che Mertens che Osimhen. E casomai pure a Petagna, un team proprio per diciamo per completare. Ma pure Ambrosino, tutti in attacco. Sì, ma perché sennò le partite sono tante, la coperta è sempre corta, a volte conviene. Va bene, Mario, grazie, richiamaci ancora se vuoi. Devo dire che poi c'è anche l'incognita mondiale e quando uno come Marotta dice servono 25 calciatori, 25 cioè 22 più 2, un giovane più un giocatore reso alla Kolarov per fare un esempio Inter ormai, e bisogna stare ad assentire perché il mondiale porta scompensi sia per quelli che giocano per quelli che non giocano. Infatti, quindi attenzione, diciamo che io firmerei Simeone, Mertens, Osimhen anche senza Deulofeu, anche perché anche io Ciro, devo dire la verità, secondo me continua a essere un giocatore importante anche per quello che rappresenta, non solo per quello che è. Messaggi vocali, vai. Sì, poi c'è un'altra telefonata che dal volo. Raffaele, ciao Massimo, la Roma è una squadra, allora, dopo il botto della pandemia 2020-2022, guardate che cosa vi sto dicendo, saranno i decenni della capitale, nel senso che dal 2022 in poi Roma è destinata a vincere, infatti è stata la prima in Italia che ha vinto in Europa, non casualmente. Il Napoli purtroppo siamo sempre lì, De Laurentiis unico imprenditore, ci vuole un gruppo che porti dei fondi solidi e degli insomma gente di calcio che possa mettere le basi per vincere. Al telefono c'è Ciro, eccolo, buongiorno. Eccoci Ciro, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Io volevo solo dire un po' di cose. In primis bisogna vedere il rapporto adesso tra De Laurentiis e Spalletti, perché mi sembra che qualcosa si stia inclinando sul rapporto tra sia il presidente sia l'allenatore, e poi va fatto un ragionamento serio, bisogna partire dal rinnovo di Koulibaly, secondo me è imprescindibile per questa squadra, e poi andare a prendere tutti i calciatori giovani e funzionali al modulo di Spalletti, dare via Politano che comunque sta controvoglia, per tramite il suo procuratore ha dichiarato che resta controvoglia, dare via Unas che secondo me serve poco alla causa del Napoli, e secondo me vanno bene sia Deulofeu sia l'altro Kvaratskhelia. Grazie Ciro. Bene, effetti, guarda, il concetto l'abbiamo detto anche, se vogliamo, di chiarire il rapporto Spalletti-Laurentiis è fondamentale, anche in chiave mercato. Perché se c'è un dialogo un po'... Tu capisci quante cose bisogna chiarire prima che comincia la stagione? Sì, perché se Spalletti fa quella faccia lì quando Laurentiis giustamente l'ha fatto quella faccia, esatto, che devo dire. E ha ragione Spalletti. La sparata finale dopo tutto un discorso sui soldi. E poi se dice la cosa sul portiere invece il Napoli punta su Meret, ci facessero capire... E poi dice capire, sarà complicato arrivare al quarto posto. Ci facessero capire se per Spalletti va bene Meret. Allora non ci dobbiamo... Spalletti dice ok, a me piaceva Ospina ma Meret comunque è il mio portiere del Napoli futuro e va bene così, altrimenti si inizia già male. Poi magari le cose vanno bene, ma si rischia un po' di più.
Scrive Carlo: mio cugino ha incontrato Politano a Formentera e gli ha detto che resta al 100%. Tu pensa se i calciatori dicessero tutta la verità a tutti i tifosi, quante cose verrebbero fuori. Sentiamo un altro messaggio. Buongiorno Dario, buongiorno Raffaele. Ciao. Forza Napoli da Antonio. Ragazzi, una cortesia, ci dite come stanno le cose con Mertens, perché andiamo a leggere sui siti, ci stanno milioni di articoli, l'uno che non collima bravo, con l'altro, bravo, nessuna versione, bravo. Niente proprio, cioè Mertens non ha poco firmato, poi no, se n'è andato, poi arrivano le email, bravo. Poi non si trova, in qualunque caso non si trova d'accordo con De Laurentiis, non si capisce niente, ma noi tifosi che cosa possiamo sapere di questa cosa? L'unica grazie cosa che dovete fare Napoli è ascoltare Radio Marte. Ah, sicuramente. Perché noi ste cazzate che leggete non ve le diremo mai. Esatto. Finché non sapremo Mertens che destino avrà. Non diremo De Laurentiis ha rilanciato, lui ha tolto, poi è lui che rilancia con una mail. No, è della. Dai. Ma non è possibile. Possiamo dire però che chi alza il telefono fa bene? Perché forse è quello il concetto. Devono vedersi, incontrarsi per capire. Io ho la sensazione che non vogliono stare più insieme, Dario. Cioè, la mia sensazione. Poi mi sbaglierò, spero di sbagliare. Più passa il tempo, più è sembra più così verosimile, se non ciò vera dicevo, questa non tua è possibile che noi stiamo ancora a dire, ma com'è la situazione? Ultimo messaggio, ce ne andiamo. Buongiorno. La domanda che mi pongo io sui vari casi Meret, Politano, Demme, eccetera, è questa. Avete un certo valore di mercato, ma nessuno vuole portare i soldi per portarvi via, come mai? Perché è ancora presto, il mercato è ancora chiuso, sì, poi il Napoli effetti le fa queste cose, potevi mandare Fabiano, porta l'offerta e te ne vai, e se non c'è ancora è perché non c'è ancora effettivamente, ancora ci deve essere un movimento a 360 gradi in questo mercato. Siamo in chiusura di Si gonfia la rete, poi tra un po' si riparte con Marte Sport Live, voce protagonisti. Grazie a Raffaella Auriemma. Grazie a te, Dario, che i nostri amici ti ritroveranno in compagnia del sottoscritto domani sera. Esattamente, domani 20:21, ricordo ogni sera 20:21 appuntamento fisso, domani sera con Raffaella Auriemma faremo tante cose interessanti, seguiteci anche domani e anche tra poco ovviamente. Grazie a te. Grazie a te, Dario, ci sentiamo domani, ciao.